In un pomeriggio soleggiato, Alice stava ascoltando la sorella che leggeva un libro e si sentì veramente stanca. Che stava tenendo in mano un orologio, le passò vicinissimo urlando: "Oh, sono in ritardo! E una bottiglia con su scritto: "Bevi". E che cosa devo fare adesso? Oh, accidentoli! Ho mangiato la torta e sto crescendo a dismisura! Non c'era proprio modo di passare attraverso la porta. Vediamo che succede se bevo dalla bottiglia. Sì, adesso posso passare attraverso quella piccola porta. E lasciata la stanza buia, uscì fuori. Come fu all'esterno, vide una moltitudine di persone e di cose assai strane. Circondava, si accorse che il suo corpo era però diventato molto piccolo e i fiori del giardino si burlavano di lei. Devo assolutamente riportare il mio corpo alla sua forma originale. Vide un bruco seduto su di un fungo che fumava un narghilè. Quindi una parte del fungo mi farà diventare grande, mentre l'altra più piccola. Ma qual è l'una e qual è l'altra? Signora Farfalla, potrei chiederle di mangiare un pezzo di questo fungo?
cammino, sempre incontrando personaggi strani assai, e dirigendosi verso il castello della regina. Come giunse al castello, le si parò innanzi la terribile regina di cuore. Sogno aveva fatto. Oh sorella, ho appena fatto il sogno più curioso.